Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Mancano 3 giorni al 25 aprile, quando cioè sarà testato il contributo d'accesso alla città di Venezia. I visitatori giornalieri, e cioè coloro che non risiedono nella regione Veneto o non siano esenti dal pagamento, dovranno dimostrare di essersi registrati al portale del Comune di Venezia ed avere eventualmente versato il ticket di 5 euro. Nel frattempo sta continuando l'allestimento delle biglietterie dei varchi a Piazzale Roma e alla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Non ci saranno tornelli o barriere fisiche, ma, come detto, varchi dove hostess e steward informeranno chi uscirà dai principali punti d'accesso alla città e inviteranno a provvedere al pagamento chi non lo avesse ancora fatto. Ancora cronaca. Stava percorrendo in sella una Vespa alla corsia d'emergenza incontro umano per circa 100 metri lungo l'autostrada 4 tra Porto Gruaro e La Tisana diretto a Palmanova. Il motociclista si trovava in gruppo con altri vespisti che ad un certo punto non avrebbe più visto. A quel punto per raggiungerli l'inversione del senso di marcia. L'uomo tuttavia non ha, a quanto pare, considerato che questa sua manovra quantomeno azzardata avrebbe fatto partire il protocollo d'emergenza di autostrade Alto Adriatico, che allo scopo di prevenire incidenti stradali ha chiuso il casello di Porto Gruaro. Passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia comunica che il centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di allerta per vento forte, previsto su zona costiera e pianura dalle ore 14 di oggi fino alle ore 3 di domani, martedì 23 aprile. Si raccomanda di adottare i comportamenti e le precauzioni previste dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, visibili cliccando sul link del sito web della Protezione Civile stessa. Cambiamo argomento, passiamo al calcio, segnatevi questo appuntamento. Proseguono le iniziative del Venezia Football Club volte a consolidare sempre di più i rapporti con la propria tifoseria. Alle 18.30 di mercoledì 24 aprile, infatti, Juronen, Pierini, Lella ed Altari incontreranno i tifosi presso Ca' Venezia per scattare foto e firmare autografi in un simbolico abbraccio in vista del finale di campionato. Con l'occasione, i supporters arancio e nero verdi potranno acquistare i biglietti per assistere al match Venezia-Cremonese in programma venerdì 26 aprile alle 20.30. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.